ai cosiddetti leader di partito, di parte dell'opposizione, che parlano di partita IVA, pur non avendone mai avuto una in vita loro, dico basta propaganda, basta propaganda. Mi spiace. Colleghi. Mi spiace. Colleghi. Donna, vada avanti. Mi spiace. Presidente, mi spiace, ma... Donna. Colleghi. Presidente. Donna, vada avanti. Grazie, così Presidente. Concludiamo. Mi spiace, Presidente, ma... Donno, i colleghi, devo dire, non sapete... Donno, vada avanti. Donno, vada avanti nell'intervento. Presidente, io lo dico veramente da partita IVA, lo dico da artigiano, perché io so che cosa vuol dire. Colleghi. Vada avanti nel suo intervento. Colleghi, voi non avete la minima idea di cosa vuol dire alzarsi alle 6 della mattina. Colleghi, 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 colleghi. Donno, vada avanti nell'intervento. Presidente, stavo parlando di me stesso, quindi non so quale sia l'offesa per la quale i colleghi dell'opposizione se la stanno prendendo. Donno, le sto pregando di andare avanti con l'intervento. Passiamo avanti. Grazie, Presidente. Dicevo, Presidente, questo passaggio è importante. Alcuni colleghi, alcuni leader di partito, non sanno cosa vuol dire alzarsi alle 6 della mattina. Colleghi, colleghi, è vietato lanciare fogli. Deida, deputato Deida. Colleghi. Colleghi, per favore, una cosa, cerchiamo di non... Deputato Fontana, cerchiamo di non essere nell'emiciclo. Cerchiamo di non essere nell'emiciclo. Presidente, forse non è... Colleghi, cerchiamo... In questo passaggio non volevo offendere nessuno, stavo parlando del sottoscritto. Ma andiamo avanti. Prendo atto che colleghi, Trancassini, anche basta, non nell'emiciclo, però torni nei suoi banchi. Se tornate nei banchi, tornate nei banchi per favore, tornate. Se per favore. Sospendo la seduta per 5 minuti. Colleghi, però non possiamo essere qui in emiciclo assembrati, perciò per favore, se si può continuare a parlare anche tra i delegati d'aula, ma ognuno dai propri posti. Colleghi, per favore.